Il nostro istituto è stato fondato 60 anni fa negli Stati Uniti, ad Aspen, e poi è stato fondato in Italia, una filiale italiana, 26 anni fa a Roma, dal presidente Cossiga e da altri. Aspen ha una missione, è formare, educare le leadership del mondo occidentale, e non solo del mondo occidentale, nell'idea che la vera leadership si esercita attraverso l'adesione a dei valori che sono quelli della civiltà occidentale, cristiana, umanistica, ebraico-cristiana, come si dice spesso. L'idea è che le classi colte e le classi importanti dovrebbero essere la stessa cosa. Quindi Aspen ha sempre organizzato seminari sui valori dell'Occidente, sulla letteratura, sull'arte, la poesia, per i signori e i grandi imprenditori americani che vengono lì a sentire parlare di Platone, del Vangelo, piuttosto che di San Tommaso. Noi in Italia abbiamo fondato l'Aspen 26 anni fa nell'idea che i valori della civiltà occidentale, riscoperti spesso anche attraverso i nostri amici americani che poi li reinterpretano e ci rimandano, siano la base fondamentale della convivenza civile e soprattutto della formazione di una leadership, quindi dei nuovi leader in ogni campo, che sia una leadership basata sui valori, non sul potere, non sul denaro, dove poi segue il potere e segue il denaro, ma prima di tutto vengono i valori. E questo è quello che noi facciamo. Questo incontro da Sisi? Guardi, abbiamo avuto un incontro a Roma negli scorsi due giorni sul tema della democrazia in Occidente e la democrazia davanti al web. Poi abbiamo pensato di portarli qui in Umbria, uno perché sono umbro, due perché l'Umbria e in particolare il Sacro Convento evidentemente è una delle manifestazioni più importanti dei valori della nostra civiltà. E sono valori religiosi, sono valori laici, ma sono valori. Quello che uno sente qui al Sacro Convento è la presenza dei valori nella vita di ognuno. I valori di Francesco, che Francesco comunque rappresenta, la figura di Francesco, possono in qualche modo aiutare anche i leader che voi state, diciamo, tentando di formare per il futuro? Credo di sì. Francesco fonda il suo ordine in un momento di piena crisi di leadership della Chiesa, non ci dimentichiamo. Fonda il suo ordine nel momento in cui c'erano ovviamente il messaggio evangelico, non era certo sparito, c'era le chiese dappertutto, c'erano tanti preti, tanti frati, ma sembrava essersi smarrito il punto fondamentale, che era quello di come esercitare la leadership del cristianesimo. Il papato era diventato autoreferenziale, non andava più alle fonti, era più un mezzo che un fine. E è ritornato ai fini, quindi credo che una delle cose che insegna la Chiesa dal di dentro, una delle cose che insegna San Francesco è che ogni tanto bisogna fermarsi e guardare se quello che stiamo facendo sia un fine o sia un mezzo, e se il mezzo non è diventato il fine. E lui, questa è stata la grande innovazione di Francesco: rimettere il fine come fine e il mezzo come mezzo, non il mezzo era diventato il fine. E credo che questa sia una lezione straordinaria per ognuno di noi, in ogni vita fermarsi dicendo: ma quello che sto facendo lo faccio perché è il mio fine o il mio mezzo che mi domina? E le crisi dell'elite, come la crisi che abbiamo oggi in Italia, della politica, è che si confonde il fine e il mezzo, cioè è diventato un sistema autoreferenziale. Credo che una delle grandi lezioni di San Francesco, a parte evidentemente l'interpretazione del messaggio evangelico che noi abbiamo imparato da bambini e rileggiamo, sia proprio questo. Se forse la domanda: che leadership abbiamo, che fini abbiamo, che mezzi abbiamo? E credo che il passo di San Francesco sia ancora questo. Grazie mille. Prego.